Cerco la ecologista. Cosa ci puoi dire? Beh, è un'associazione che è nata da un'area culturale che ha scommesso sul Partito Democratico prima di tanti anni. Sì. Come tu saprai, diciamo. Una storia che viene da per me da. Dalla tematica ambiente degli ES. Esatto. Ma come sai, noi queste aree che si muovono negli ES e Margherita, e anche fuori dai due partiti, avevano scommesso sul Partito Democratico e sulla candidatura di Veltroni, prima ancora che diciamo che l'ambiente è la vera rivoluzione mondiale rispetto a 30 anni fa. 30 anni fa il muro di Berlino ha distrutto l'URSS, adesso con l'ambiente la Cina sta dettando legge sul mondo finanziario. E se diciamo uno deve poi alla fine identificare dei temi che rendono necessaria la costruzione una forza politica, l'ambiente è sicuramente il primo tra questi, perché onestamente l'ambiente non era nei cromosomi d'origine né della tradizione comunista, socialista, DS, né della tradizione, delle varie tradizioni che poi erano confluite nella Margherita, perché è un tema che richiede una sintesi al futuro, non l'interpretazione diciamo di tesi del passato. È accaduto come nel discorso del Lingotto, ancora il primo tema, è accaduto a Spello, è accaduto nel programma e è accaduto anche nella scelta di questa campagna elettorale, perché l'ambiente di non che significa solo grandi temi internazionali, significa anche difesa del territorio, bellezza, qualità, e indubbiamente il fatto di aver pronunciato il primo discorso della campagna elettorale con lo sfondo di Spello significa avere a cuore un'idea di ambiente che è molto italiana. Per questo penso che questa area culturale che si sta organizzando sarà una delle anime del Partito Democratico. E come si colloca nel contesto mondiale? Cioè, il movimento ambientalista che stiamo creando col Partito Democratico, gli ecologisti democratici, come si colloca? Questa della questione è una grande sfida mondiale, è una sfida innanzitutto dei paesi più industrializzati, è la grande missione europea. Se c'è un tema su cui l'Europa ha cercato di dimostrare al mondo che era utile non solo a se stessa e ai propri cittadini, ma anche al resto del mondo e al futuro, è il tema dell'ambiente. Senza l'Europa non ci sarebbe stato il mondo, senza l'Europa non ci sarebbe una spinta in questa direzione, ed è una spinta in cui convivono coscienza dei problemi, dei rischi che stiamo correndo, una grande scommessa anche sulla competizione economica, e questo è il motivo per cui grandi nazioni europee accelerano anche sul terreno dell'innovazione, della conoscenza, della nuova economia, diciamo, e anche una idea alta di politica. La politica serve se affronta al futuro le convenienze dell'oggi, perché altrimenti è un'altra cosa, è transazione, è un atto notarile. Noi siamo per una politica generosa e coraggiosa. Ti ringrazio. Ciao.